Ciao a tutti draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video di diverso su questo canale. Oggi faremo una parte di unboxing di una cosa che in realtà non interessa a nessuno, nemmeno a me, però dovremo aprirla. E poi andremo a sistemare un poster qui, al lato del mega poster gigantesco. Non so, cameraman, se vuoi riprendere anche il poster gigantesco. Non è proprio un poster, è una locandina di Dragon Trainer 2. Accanto andremo a mettere quest'altro poster. Perché ve ne sto parlando? Perché forse alcuni di voi l'avranno visto qualche mese fa, quando è uscito lo speciale di One Piece, il numero 98, se non ricordo male, sì. Ho fatto delle storie che facevo vedere questo poster, il volume molto bello con la sovracopertina in plastica, luccicante, lucente. È arrivato adesso il volume 99, quindi per completare la serie, per completare il poster, ho ordinato su Amazon anche una cornice per mettere entrambi i poster che vanno attaccati insieme. Faremo tutto quanto questo in questo video, ovviamente, perché mi fa piacere parlarne con voi, va bene? Altrimenti lo facevo da solo e niente, poi facevo le fotografie e basta, invece voglio farlo con voi. Spero vi piaccia questo contenuto, vi prego non abbandonare questo canale. Non ho in casa un tavolo abbastanza grande per fare questo genere di lavori, quindi utilizzeremo quello della cucina, che comunque è abbastanza piccolo. Questo è il poster mastodontico, guardate quanto è grande, è un 62x85 come grandezza, e sono appunto due poster, perché è possibile, sperando di non danneggiarlo, tadan, si toglie. C'era un pezzo da tagliare che già ho fatto. E qui ci sono i due volumi di One Piece, spero si vedano bene, il 98 e il 99, che insieme vanno a formare questa meravigliosa doppia copertina, stupenda, fantastica. Andiamo adesso ad aprire la cornice che sta sotto di questo. Voi non avete idea la fatica per riuscire a sistemare questa inquadratura qua. Sarò anche storto? Non mi interessa. Andiamo ad aprire la scatola del mistero, che non è un mistero perché abbiamo capito che c'è una cornice qua dentro. Tra l'altro è mastodontica. Ah, e c'è un piccolissimo problema in questa cornice. Dovete sapere che non esistono cornici grandezza di questo poster. Non esistono cornici 62x85. Chi l'avrebbe mai detto? Probabilmente c'erano dei siti per, insomma, farle fare su misura, e voi probabilmente nei commenti mi elencate una marea di questi luoghi. Io l'ho semplicemente acquistata su Amazon ed è una 61,5, avete capito bene, misura del cavolo, no, è 61 per 91,5, che è una misura che non ha senso di esistere. Eccoci qua, guardate però quanto è bella. Uso della panza per... Operatore, la prego, la ringrazio. Eccolo qua. Quindi, come avete capito, come avete ascoltato, questa cornice è più grande da un lato, da questo lato qua, ma è più piccola di un centimetro. Quindi dovremo andare a ritagliare, non sto scherzando, il poster di un centimetro. Perché la vita è bella, ma non la mia. Quindi... intanto apriamo senza graffiare nulla, perché le urla, avevo il terrore che fosse spaccato il vetro. Ma c'è il vetro? Ma c'è il vetro? Sotto il cartoncino. Sai che non c'è il vetro? No, non c'è il vetro. No, è plastica. Ah, che però c'è. No, allora, non ricordo quale youtuber. C'era uno youtuber che una volta disse... non è che è morto, però l'ho ascoltato tempo fa, diceva che a lui non piacciono, e io sono d'accordo con questa qua, con le cornici con il vetro o la plastica davanti, vuote. Perché così, siccome lui fa lo youtuber, tuttora, e ancora io giuro, riflette tutto quanto. Nello scorso video vlog avete visto tutto quanto riflesso sul poster di Dragon Trainer. E non è una cattiva idea, comunque. Quindi è buono? No, perché comunque c'è la plastica, quindi... Lo giriamo nuovamente. Vedi che non devo nemmeno fare un altro buco, Carmine?
non so se si vede, ma c'è qui la graffetta in basso, zoomerò il marco del fururo, c'è la graffetta in basso per agganciarla lì. E basta, l'hanno messa loro, sono funzionali, denuncio. No, non è vero, anche perché penso vincerebbero loro la causa legale, ma non so chi siano, penso sia Amazon. Credo che Amazon possa vincere una causa legale. Questo non lo devo graffiare o comunque rovinare, perché lo useremo al contrario, cioè lo metto da questa parte e già l'ho un pochino rovinato. Prego, tenga anche questo. Ce l'hai poi da sollevare la plastica. Ah sì, proprio è il finto plexiglass. Si chiama proprio Pleppiplap. Vi faccio vedere come il poster, ahimè, non entra. Non entra per un centimetro. Sono tristissimo. Dovremmo tagliare un centimetro. È una cosa orribile. Ma non so che altro fare, quindi taglieremo un centimetro. Lo so che per molti uomini là fuori un centimetro è di vitale importanza, e lo è anche per questo poster. È scontata come le cose scontate. Esatto, però raga, che devo fare? Avresti dovuto comprare quella cosa! Io sono contro la plastica, però se me le mandano così le cose che devo fare. Toglieremo il centimetro inferiore del poster, perché il centimetro superiore e c'è la testa dello scheletro e c'è il cappello e non voglio che si rovini quella effettivamente. Quindi andremo a togliere il centimetro inferiore. Io avevo preso anche un cartoncino per non tagliare il tavolo sotto, perché mi fa schifo, ma non voglio comunque rovinarlo, perché poi devo pagarlo io. Non si dovrebbe tagliare un poster, lo so, ma che vi devo fare? Che devo fare? No? Mi sa che ho sbagliato. Quello è meno di un centimetro. A me sì. E no, se è più di un centimetro ci entra, se è meno di un centimetro non ci entra. In realtà è un centimetro esatto, ma sono bravissimo. Come ce l'ha fatta? Oh! Si è ficcato dentro la mia. Eh sì. È fortissimo. Perfetto. Adesso. Devo fare che fine è qua. No! Dobbiamo incollare i due poster. Ed è per questo che ho preso il nastro biadesivo. Questo è un nastro biadesivo molto potente. Se sbaglio, cosa era? Se sbaglio, questo video non lo vedrete mai. Quindi sto parlando a nessuno. Adesso. No. Questo dovremmo fermo e fare tutto gli sporchi da lì. È un pochettino sotto. No! Non lascia stare, Marco. No, lo devo alzare. Così okay. Lo roviniamo ancora di più il poster. Tanto ormai. Ma come tanto ormai? È ancora sano. Non l'ho rovinato, ragazzi. Giuro. No, ancora. Vabbè, può succedere. Pena! Ma chi è che ha pensato che fare un poster? Così era una buona idea. Mettili vicini uno all'altro. No, devi centrare. Ed è per questo che ho il righello. Cercavo il metro, non so perché. Perché lo metteremo così. Che stai facendo? Ah, esattamente il contrario. Lo metteremo così, in modo che dall'altra parte si vede il bianco almeno. Non si vede sto coso blu o il coso marrone, che è peggio. Passami adesso il coso marrone. Il coso marrone, nome scientifico. E la testa è di là, quindi così esattamente. E adesso sarà odioso, perché questi pirullini qua mica è facile farli entrare poi tutti quanti insieme. E no, vi piacerebbe. Fai ogni volta. Stacca questo. Che bello però che è. Mi è valsa la pena piangere per riuscire da staccare. Ah no?
togliamo il mio calendario del drago 2020, è un po' datato, forse lo attacco... Madonna, non ti si vede, aspetta. Forse lo attacco nella camera da letto, non lo so. E adesso... Qua. No, no, stai là, tranquillo. Devo... Non credo proprio. No. No. Com'è? Storto. No. No? Ok, forse perde un po' a destra. A destra? Credo. Ma abbiamo visto prima che non c'è tanto tempo con le tendenze. Non so, vai di quella prova della lontananza. Così. 10 metri. Così. È giusto. Devo dire che a parte il fatto che non è simmetrico con la... Non è che non è simmetrico con l'altro poster. Però c'è pochissimo spazio sopra e tanto spazio sotto. A parte questo, è bellissimo. Come avrebbe un fastidio immenso? Lo so. Credo che faremo un altro buco. Ma non oggi, perché... No, no, no. Però... Fa la sua porca figura o no? I guess. Indietreggi un po'. Fai un passo indietro. Cioè, non fa la sua... Cioè, non è bellissimo? Molto bello. Shagura Tei, inventore di questo metodo per attaccare i due poster. Però l'idea è molto carina. Magari la prossima volta li fai a incastro. Sarebbe simpatica come cosa. Che dici? Facciamo incastro? Sarebbe stato simpatico anche avere la cornice grande il giusto. Oppure facciamo dei poster a grandezza delle cornici che ci trovano in giro. Sarebbe un'idea pazzerella, ma un'idea simpatica. Che dite, che dite, che dite? Bene, io spero poi che per il volume 100, perché questi sono 98 e 99, spero poi che arrivi una sorpresa spettacolare, non lo so. Quel poster era anche per... mi metto qui magari, più carino. Quel poster... il poster serve anche per festeggiare i 1000 capitoli, infatti è One Piece 1000 logs, per festeggiare i 1000 capitoli della saga, che nel volume 99 hanno toccato appunto 1000 capitoli. 1000 è una cosa molto molto carina. Non so cosa faranno per il 100° volume, spero che non sia un poster, perché non ce la faccio più. Una statuetta, un action figure con tutti i volumi, certo. No, col volume 100. Con tutti i volumi 100. Sì, la fai pagare, la fai in edizione limitata come questi, invece di 3 euro, questo qui l'ho pagato 6,90 euro, invece di pagarlo 3,40 euro, non so, non mi ricordo quanto costi, 4,30 euro penso costi un volume, invece di 6,90 euro la fai pagare 15 euro e metti la statuetta. Ma a me non piacciono le action figure. Allora, che cazzo vuoi? Mettete un altro poster, ma che sia unico, che non sia da assemblare, perché ve lo rimando indietro. Draghi, grazie mille per avermi seguito in questo vlog stupido. Sono pure in pigiama con le ciabatte del drago, perché non c'ho... Sì, vabbè, però non c'era bisogno. E nulla, grazie mille per avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete questo video con chi vi pare piace. Ciao, Draghi.